Buongiorno, è un piacere essere qui insieme a voi e ringrazio per l'invito di Comunione e Liberazione che mi fa veramente piacere. Presidente Olivieri ha parlato del rinnovamento della cooperativa, del rinnovamento di tutto il gruppo manageriale, però non vi ha dato un dettaglio, che è stato lungimirante il Consiglio di Amministrazione fare questo rinnovamento, ma l'ha fatto poco prima della crisi, per cui mi sono ritrovato nel 2008 che dopo sei mesi mi è cambiato il mondo. Non ho fatto in tempo neanche a godere di sei mesi di stabilità. Però è stato bravo, perché i cambiamenti si dovrebbero sempre fare in anticipo e mai nel corso degli eventi. E quindi che cosa abbiamo fatto? Non c'è giorno che ogni tanto non mi prenda anche qualche momento di sconforto, perché ha detto bene Poletti, è facile parlare di export, noi esportiamo il 90%, ogni tanto guardo a tutte le macchine che produciamo, le presse 400, 500, i forni 200, le macchine per le bottiglie svariate decine, le macchine per i tappi, centinaia di macchine, mi chiedo ma dove vanno? Ma continueremo a venderle? Ma andremo avanti così? Riusciremo ad andare avanti? Allora la storia ci insegna, no? Io penso che questo territorio ha una grande tradizione che parte da Andrea Costa, da una cultura socialista che ha portato alla nascita delle cooperative e da un intreccio fra anche religione e politica che a volte si accompagnano, a volte si ostacolano, ma sempre vivono insieme. E ho ripensato ai 9 operai di questa cooperativa, e ci ripenso, che 90 anni fa si misero insieme dopo la guerra, per cui non credo che il loro scenario fosse poi molto meglio del nostro, molto più più facile o più semplice. E con la loro buona volontà, con le loro idee, i loro principi, hanno creato la SACMI, la CEF, la Cooperativa Ceramica e tante altre aziende di questo territorio. Allora, primo punto in cui credo molto, che dove noi aziende possiamo, noi manager, noi uomini, noi aziende, noi tutti qui presenti possiamo fare la differenza, è la solidarietà. Perché siamo qui, ha detto bene Poletti, i giornali non ci aiutano, non c'è solidarietà. I titoli gridati ci creano problemi. Quando c'è un autolesionismo della stampa che parla male dell'attività industriale italiana, per esempio, a volte capita. O quando c'è una disistima dichiarata al mondo anche delle istituzioni, beh, questo ci danneggia, perché noi abbiamo bisogno di una solidarietà col mondo del sindacato, una solidarietà che ci porti a capire che per uscire da queste difficoltà dobbiamo sicuramente stringere i denti insieme, stringere i denti capendo che tutti faremo dei sacrifici, però per forza ci dovremo saltare fuori. Quindi questo primo paletto è un qualcosa che credo che si esprima ciascuno nel proprio essere, nel proprio modo di fare. Diceva Poletti, la comunicazione, ogni tanto spegnere il cellulare fa bene perché aiuta a riflettere, fa bene perché ti fa ricordare che non esiste solo il lavoro, ma esiste una tua famiglia, esistono dei figli, esistono dei principi. E partirei anche per capire il cambiamento, ecco, mi piace la parola rinnovamento, cambiamento sì, ma rinnoviamoci, perché forse tante cose non stavano andando bene, c'era una crescita finta. Partiamo dalla storia per capire che cosa deve essere cambiato, come noi e le imprese possiamo cambiare per ripartire. La crisi è partita nel 2008, è partita da una crisi finanziaria, il fallimento della Lehman Brothers, una crisi che nasce da un dilagare del credito, in pratica si finanziava tutto. E si stimolava il consumo attraverso il finanziamento, ma non c'era in realtà un sottostante reale, venivano elargiti finanziamenti su cui si investiva, si compravano case, beni. Allora, prima riflessione,
Il consumo non è un vero motore, è solo motore della crescita. Cioè oggi noi viviamo in un concetto in cui si deve consumare per definizione, a tutti i costi, e quindi per consumare ci serve un patrimonio e quindi veniva elargito il patrimonio. Questo modo di esercitare la propria vita, questo modo di creare ricchezza è un modo perdente. Quindi io credo, prima di tutto, non servono delle regole ulteriori, perché si parla di creare ulteriori regole, Basilea 2, Basilea 3. No, io non sono convinto. Io credo nella semplificazione. Semplificazione perché alla fine di tutto, anche all'epoca nel 2008 esistevano delle regole, ma sono state bellamente bypassate. Perché quando il mondo bancario, il mondo finanziario elargiva i crediti con leggerezza, sapeva bene ciò che stava facendo. E quindi, prima di tutto, esiste un proprio DNA, una moralità dei professionisti e dei manager, che è il vero motore, non sono le regole. E quindi bisogna ripartire da questo concetto. La sovrastrutturazione delle regole porta a burocrazia, porta a complessità. Il mondo oggi è troppo complesso, bisogna andare verso lo snellimento. Noi in azienda abbiamo un processo che chiamiamo Lean dall'inglese, cioè di snellimento delle attività, togliere ridondanze nei prodotti, semplificare, tutto deve essere semplificato, quindi la semplificazione, ma la semplificazione unita alla correttezza dei principi, alla correttezza dell'esercitare la propria attività lavorativa, ecco, questo è un primo paletto. E il secondo è il consumismo. Credo che la completezza della vita di una persona non sia in tutto ciò che ha o che possiede, ma si debba un attimo rimettere in discussione anche ciò che costituisce l'individuo. Cioè diamo peso e valore alle relazioni personali, diamo peso e valori a ciò che ci completa e non solo a ciò che si possiede. Un altro elemento che ha creato la situazione di difficoltà che stiamo vivendo è certamente lo squilibrio, e se ne è parlato, delle ricchezze fra i paesi, ma unitamente alla globalizzazione. Ora, la globalizzazione è un fenomeno che noi non possiamo bloccare, nel senso che tutti i paesi del mondo sono fra loro collegati, tutte le economie sono collegate. E questo è un nuovo scenario che noi stiamo affrontando, nel senso che la recessione europea determina immediatamente una crisi anche della Cina, cosa che noi oggi stiamo vivendo, perché noi oggi viviamo un rallentamento dell'economia cinese. Una crisi degli Stati Uniti si collega anch'essa a una crisi cinese, in quanto l'economia cinese è sostenuta dall'economia, l'economia americana è sostenuta dall'economia cinese. Quindi il mondo è certamente globale, ma è necessario valutare con grande attenzione come crescere l'economia dei paesi emergenti, secondo quali regole, perché le regole che oggi stanno portando i cinesi nello sviluppare l'economia africana, per esempio, sono regole devastanti. I cinesi vanno in Africa, realizzano dighe, prelevano acqua, comprano terreni, devastano territori, creano una cultura in Africa che è il modello, che si basa tutto sul modello della leadership cinese. I bambini africani nascono con l'idea che le imprese di eccellenza sono quelle cinesi, che le migliori scuole sono quelle cinesi, e quindi in qualche modo occorre una leadership mondiale, e questa oggi è gravemente una delle carenze che noi stiamo vivendo. Manca una leadership europea, ma manca una leadership mondiale che consenta di gestire lo sviluppo economico dei paesi in maniera intelligente. Perché se voi avete osservato, hanno fatto un incontro su uno dei temi gravissimi che noi viviamo, che è il problema ambientale. Spesso vado in Cina e vedo un paese devastato dalle falde acquifere che oggi sono contaminate, e l'aria, il sole, non ho mai visto negli ultimi 10 anni in un viaggio in Cina il sole, mai,
È impossibile, non si vede. Non si vede il cielo, non si vede il sole. Ecco, il problema ambientale è un problema serissimo. Hanno fatto un incontro e non hanno risolto nulla e lo hanno rimandato. Quindi, da un punto di vista aziendale, noi, per esempio, investiamo nelle nostre applicazioni per cercare di ridurre i consumi energetici. Abbiamo realizzato delle macchine termiche, dei forni e degli essiccatoi che consumano il 30% in meno nel produrre piastrelle, sanitari e stoviglie. Questa è una piccola cosa nell'universo dei problemi ambientali del mondo, ma è un esempio di rinnovamento. Investiamo perché crediamo che lo sviluppo industriale lo si faccia portando avanti delle attività che consentano certo di generare economia, ma anche di migliorare la qualità del mondo. Quindi una delle attività di sviluppo è quella della riduzione energetica, perché si può fare impresa anche su dei principi solidi che aiutano il mondo. Non si fa impresa solo secondo il modello cinese che fa dell'Africa un paese coloniale. Poi vorrei parlare e tornare al concetto della leadership. È stato detto e lo condivido pienamente, il rinnovamento. Ecco, questo è uno. Il leader è una figura importante, dicevo un leader europeo, una leadership mondiale, una leadership lungimirante, una leadership del paese. La leadership prima di tutto si fonda sulla conoscenza. Oggi pare che ci si improvvisi, ci sono i politici improvvisati, ci siamo ritrovati ad avere dei parlamentari che prima lavoravano come igienisti, eccetera. Non esiste nulla che si faccia senza avere un'istruzione, una formazione. Per cui, francamente, mi piacerebbe pensare a un rinnovamento dell'educazione, a partire da un'educazione dei politici, che dovrebbero arrivare al timone del paese dopo aver dimostrato che cosa sanno fare, dimostrato nei fatti, non nelle parole, non nel talk show, dove è facile raccontare tutto ciò che si vuole, magari con la compiacenza dei giornali, mentre noi avremo bisogno di giudicare sulla base di risultati. E poi si è parlato della scuola. Con Alberto Vacchi dell'IMA ogni tanto ci incontriamo e diciamo: ma noi come azienda, SACMI, azienda IMA, possiamo fare qualcosa per migliorare l'istruzione? E stiamo portando avanti un ragionamento insieme. Quando si parla di rinnovamento dell'istruzione, ecco, questa è una cosa concreta. Cioè, l'idea è: a Bologna c'è una grande cultura delle macchine automatiche che ha creato la GD, ha creato l'IMA e la SACMI, eccetera. Possiamo fare istruzione anche noi mettendo dei docenti, creando una scuola che si finalizzi sull'automazione, sulle macchine. Una cosa di eccellenza nel mondo. Vorremmo però che questa iniziativa avvenisse non solo con la buona volontà di due aziende e di consigli di amministrazione lungimiranti, ma con qualcuno a livello istituzionale che capisca questo sforzo, che lo veicoli in Italia in modo tale che nascano altri modelli di questo tipo. C'è bisogno di sostenere l'educazione degli studenti e di giudicare gli insegnanti e di aiutarli e di anche, fra virgolette, premiarli quando sono meritevoli, perché l'educazione consente di rifondare la classe dirigente, di rifondare i manager e di riportare a dei valori sani. L'educazione è un punto di partenza per creare poi l'innovazione. Nello scenario futuro credo che la ripartenza, il rinnovamento economico debba partire da anche rinnovare i prodotti, i servizi. E su questo ho una mia visione personale. Ogni tanto si parla di mercati maturi e di maturità e francamente non sono convinto del concetto di maturità, perché la maturità è un vincolo mentale. Appare maturo tutto ciò dove non esiste in realtà nessuna idea di rinnovamento, ma quando esistono delle idee, no, tutto può essere innovato, qualsiasi cosa, qualsiasi applicazione. E questo è uno dei nostri principi. Io ho
Ogni tanto guardiamo la nostra gamma prodotti, quella che vendiamo nel mondo, e diciamo bene, dobbiamo rinnovare questo oggetto, questa macchina, questo processo. E cominciamo a ragionare, facciamo l'analisi dei brevetti, guardiamo i concorrenti. Non è mai successo che dopo questo lavoro non si sia portata una proposta concreta. Ma per portare delle proposte concrete occorre certamente avere delle idee, avere fantasia, avere una base di educazione, ma anche un gruppo, un team di persone. Tutte le azioni di innovazione, tutte le idee nuove che ha realizzato questa azienda sono state frutto di un team di lavoro. E noi crediamo molto in questo modello, dove dal primo all'ultimo, dall'operaio, dal tecnico che va a montare la macchina, ci sia la possibilità di apportare un'idea, un suggerimento, e fondamentalmente i dirigenti fanno un lavoro di raccolta delle idee, di combinazione, di selezione. Ma abbiamo un tessuto che cerca nell'attività quotidiana di capire che cosa si può evolvere, che cosa può cambiare. Quindi, prima di tutto, non esiste nulla che non possa essere innovato. Basta volerlo, basta cercare di creare una cultura che vada in questa direzione, coinvolgendo più gente possibile, relazionandosi. Sono fiducioso, nonostante le difficoltà, sul scenario di cambiamento di questo paese, perché la nostra storia ci ha visto in periodi lontani. Mi ispiro per esempio al periodo rinascimentale, dove la cultura fiorentina è stata di eccellenza nel mondo, dove è nata l'arte, è nata una scienza, dove, fra virgolette, lasciatemelo dire, anche la Chiesa aveva un ruolo portante. Allora vorrei ritornare a questa storia, a queste tradizioni, dove i mercanti fiorentini e i mercanti veneziani andavano per il mondo portando i loro prodotti, e penso a un paese dove le aziende di eccellenza vanno ancora in giro per il mondo a portare i loro prodotti, le loro idee, le loro soluzioni, le loro eccellenze. Un mondo dove la nostra cultura, la nostra tradizione fa la differenza. Quando vado in altri paesi, soprattutto quelli dove oggi noi esportiamo di più, i paesi del BRIC, il Brasile, la Russia, l'India, la Cina, una delle cose che mi colpisce è la mancanza di fatto di cultura di fondo di queste popolazioni, che hanno una visione molto, molto limitata delle cose, molto parziale. Ho a volte la sensazione che nella nostra vecchia Europa ci sia di fatto una maggiore completezza, ecco. E questo è uno dei punti di forza. Io credo molto nell'uomo rinascimentale, l'uomo che conosce la finanza, che conosce le dottrine umanistiche, che ha competenze tecniche e tecnologiche. Occorre relazionarle tutte, creare una grande conoscenza, una grande cultura, non dipartimentata, perché queste cose portano a sviluppo e progresso. Quindi un uomo completo. Ecco, il rinnovamento delle aziende parte dalle risorse umane, non lo si fa solo con il rinnovamento del direttore generale, ma si parte dalla base. Quello che deve cambiare prima di tutto sono le persone, i loro principi, i loro valori, il loro modo di essere, perché vedete, e concludo, credo che se le persone sapranno rinnovarsi, anche questa crisi sarà un elemento positivo, perché in fondo potremo trovare uno sviluppo economico più saldo e concreto. Rinnovarsi magari non vergognandosi alla mattina di alzarsi e leggere una frase del Vangelo o un salmo, perché non è una cosa vergognosa, anzi, la giornata dopo queste cose trae uno sviluppo positivo, e magari ricordandosi che fra una settimana è Natale e forse qualcuno, magari che 2000 anni fa è venuto, potrebbe anche portarci una speranza nuova. Grazie.